Buongiorno. Buongiorno. Prima di calarci all'argomento principale che è il prepartita, chiaramente ieri sera si è chiuso il mercato, se ci dà un giudizio, faccio questa considerazione, al di là di Vergani non sembra essere arrivata una prima punta che possa essere alternativa a Vergani, il riferimento è a Tolin, questa è una considerazione che faccio io per introdurre, però dobbiamo sentire cosa ne pensa lei. No, io non penso niente, penso solo che io ho chiesto di non prendere giocatori di una certa età, giocatori oltre i 30 anni, ero d'accordo col presidente, se ti riesci a prendere dei giovani, anche persone magari che in questo momento non possono sembrare prospetti importanti, perché poi il Pescara per fare la prestazione che ha fatto a Terni e per continuare a fare quel tipo di prestazione non ha bisogno di un giocatore, ma ha bisogno della squadra. Se la squadra non è supportata da un'idea di fare un qualcosa di straordinario, perché tu stai facendo la cosa più bella che hai sempre desiderato, cioè giocare a calcio, quindi tu desideri esprimere te stesso, esprimere con gioia e soprattutto sognare. Ma io insisto sempre sul fatto di sognare, perché se io non sogno mi sento disperato, mi sento triste, mi sento frustrato, cioè ho bisogno di nutrirmi di un qualcosa di importante. Poi io so che per raggiungerlo ci sono tante difficoltà, però quando lo raggiungi è una grande gratificazione. Prendiamo in piccolo, no? Dal primo giorno che sono arrivato alla partita di Terni, quante cose, siamo arrivati alla settimana di Terni in cui io prima avevo più dubbi che certezze, poi all'ultimo quando ho cambiato modulo, quando ho visto la squadra già con il Cerignola, ho visto dei lampi, ho visto dei flash belli, importanti, e questo mi ha portato a vivere due giorni a casa con il cuore pieno di felicità, perché sapevo che 600 tifosi erano partiti da Pescara, erano venuti, quindi questi sono gente che poi lavora, deve, capito? Deve nutrirsi che la sua squadra gli offre un qualcosa di bello, almeno vederli lottare, almeno vederli avere un atteggiamento giusto. E al di là del risultato, la cosa più bella è stato l'atteggiamento, e queste cose qui mi riempiono, no? Cioè la mia anima si riempie di queste cose. Poi so, come ho detto tante volte, il mondo del calcio è un mondo, non voglio neanche più ripetere, cioè so che sono preso in giro, sono deriso, vengo sbeffeggiato, aspettano, godono quando le cose vanno male, ma non a me, a tutte le persone come me che vogliono sempre essere positive, che vogliono creare dei sogni. La gente vuol vedere la gente infelice, vuol vedere la gente triste, perché nella sua delusione, nella tristezza degli altri hai una scusante per le cose che non ti vanno bene a te. Purtroppo il mondo non va bene a tutti, e quindi lo capisco, ma io non posso vivere condizionato dal fatto di essere una persona derisa, non me ne frega niente. Il fatto del mercato, io sono andato a letto ieri sera alle 9, non ho spento il telefono, l'ho acceso stamattina, ho visto che abbiamo preso Tonin, ma la cosa che mi piace è che uno che ha 23 anni è uno che è sempre stata una promessa, che non è mai esploso. Questa è la cosa che più mi piace di questo ragazzo, che io non conosco nemmeno adesso, lo conoscerò stasera quando andrò al campo. Ecco, queste sono le cose che mi interessano, perché il Pescara ha bisogno di questi giocatori per fare un qualcosa di bellissimo, di inaspettato, no? Anche se poi la nostra squadra ha dei valori, no? Cioè la nostra squadra non è più una squadra in cui siamo partiti con molte incertezze, ma pian piano ci siamo conquistati con il lavoro uno spazio importante per dire che ci siamo anche noi in questo campionato. Quindi voglio dirti, io guardo molto più avanti, guardo cosa sarà la fine di questo campionato, cosa sarà il prossimo, cioè cerco di navigare per poter avere questa energia, per avere questa voglia di affrontare la partita domani sera senza paura, sapendo che l'avversario è un avversario tosto, un avversario che l'anno scorso è arrivato secondo, un avversario che gioca un calcio intelligente, ma non voglio avere l'angoscia di andarmi a confrontare. Se saranno bravi gli dirò bravi,
e cercheremo di lavorare di più, ma voglio andare con il gusto di giocarmi la partita, con la voglia di dire ci siamo anche noi, ecco, tutto questo. Quindi per quello ti dico del mercato, non, ma non perché voglio fare quello che è diverso dagli altri, perché io ho scelto di vivere in questa maniera, e quindi se scelgo di vivere in questa maniera ho anch'io i pro e i contro, no? E quindi quando le cose poi non vanno bene, normale, non aspettano altro, ma vabbè, ma io sono abituato, quindi non mi succede niente. Cioè a me l'importante è di sapere che c'è una società che crede di avere una persona giusta che lavora per migliorargli i giocatori. A me basta quello. Poi i risultati, alla fine tiriamo le somme, no? Vediamo come va a finire. Mister, domani è... intanto torniamo alla partita di domani. La Torres, che squadra è? Il Torretore. È una squadra che ha... Intanto l'anno scorso ha vinto tutte e due le volte, no? Con il Pescara, e sia qui che a Sassari. Quindi ti sta a dimostrare che questa squadra non è una squadretta così fatta all'ultimo momento con tanti problemi, ma è una squadra che ha delle idee, che i giocatori sono gli stessi, l'allenatore è lo stesso. È una squadra che ha fatto sognare il suo popolo, perché la Torres non credo sia mai stata in Serie B, e quindi insomma ci è andata vicinissima. E quindi io ho grande rispetto per il loro progetto, per il loro sogno, però anch'io c'ho il mio, e siamo in competizione e dobbiamo misurarci, quindi spero di prevalere, ma spero di prevalere perché me lo merito, non di prevalere perché sono stato fortunato. E quindi ti ripeto, la Torres è tutta la settimana che noi stiamo preparando la partita, come gioca la Torres, quali sono tutte le cose che ci possono far male, ci possono... Poi la speranza è che domani sera, come a Terni, la squadra dimostra questo coraggio, dimostra questa voglia di misurarsi, senza pensare a cosa possa accadere. Perché anche se noi facciamo gol, oppure subiamo gol, dobbiamo continuare imperterriti a giocare, concentrati sulle cose da fare per avere una qualità migliore nel nostro gioco, fare le cose che ci permettono a ogni giocatore di esprimere il meglio di sé. Poi alla fine vediamo, come ti ripeto, non è che dobbiamo stare a parlare o mettere le mani avanti per giustificare, tutte le squadre, anche la Ternana è una squadra tosta, una squadra che è partita, pure ci siamo andati, ce la siamo giocata, ma più che giocata ce la siamo meritata. Ci sono stati gli episodi che ci sono stati a nostro favore, ma perché lo meritavamo, no? Anche il fatto del portiere che è scappata la palla, ma però quando abbiamo preso gol, perché anche noi abbiamo subito un gol su un'autorete, voglio dire, ma però ho preso il gol, due minuti l'abbiamo rifatto, e queste sono cose importanti al di là degli episodi. Quindi domani sera è la stessa cosa, non bisogna... Io mi ricordo una volta, non so chi me l'aveva detto, che quando scelgono per esempio in Marines, nella la Marina Militare americana, non scelgono il più forte o il più intelligente, perché il più forte può trovare uno più forte, quello intelligente, se è intelligente si può prendere paura della morte o del pericolo. Scelgono quelli più resilienti, quelli che non c'è ostacolo, non esiste ostacolo, persone che non hanno qualità sopra la media, ma hanno una qualità, quella di non arrendersi mai, solo la morte li può fermare. Ecco, queste sono le persone che scelgono per fare questi soldati speciali. E Pescara deve avere dei giocatori uguali, resilienti, non gli deve interessare se vince o se perde, ma gli deve interessare di continuare a giocare, perché sappiamo che il nostro popolo, la nostra gente vuol vedere in campo persone che non si arrendono mai, al di là del risultato che a volte dipende appunto da determinati episodi. Quindi, come ti ripeto, i ragazzi mi danno fiducia perché vedo che stanno lavorando su questa strada. Ora, ti ripeto, ogni partita ha una storia, ma il tema che noi cerchiamo di allenare e di battere è sempre questo. Ecco, io ho notato questo, mister, l'atteggiamento spirito, veramente sono da sottolineare, di questa squadra. Squadra secondo me propositiva, ma nel contempo ordinata, è d'accordo? Sì, perché se tu
hai delle energie e le sprechi solamente per andare all'attacco, poi finisce che alla fine qualcosa paghi. Cioè, noi bisogna essere sempre ordinati nel cercare di attaccare nelle due fasi. Quando abbiamo la palla dobbiamo essere bravi a creare delle idee, delle situazioni importanti in base all'avversario, ma quando non abbiamo la palla dobbiamo essere bravi a recuperarla subito, perché è quella che fa gol, è quella che ti fa prendere gol. Quindi se ce l'abbiamo noi, il problema non c'è. Quindi quando la perdiamo dobbiamo essere bravi, ma tutta la squadra a recuperarla. Infatti, quando si parlava anche di giocatori, ma al 94esimo Vergani ha fatto una rincorsa, si è buttato in scivolata, no? A me cosa mi interessa se uno mi fa 20 gol? A me mi interessa questo. A me mi interessa che il Pescara vinca, ma non che deve far gol il centravanti. Per me li può fare anche il portiere gol. Non mi interessa questi atteggiamenti, questo spirito. Questa è la cosa più importante. E per quello che ti dico, la società si è mossa anche in base a questo tipo di richieste. Quindi siamo tutti d'accordo che insomma sia il centrocampista che l'attaccante devono essere persone che venivano a Pescara con grande entusiasmo, e credo che questi due ragazzi abbiano accettato Pescara con entusiasmo. Mister, buongiorno, io le volevo chiedere, la permanenza di Merola può essere considerata come un grande acquisto, visto che era seguito anche da squadre come Catania, che alla fine il giocatore ha voluto comunque rimanere a Pescara sotto la sua guida? Merola è un grande giocatore, Merola è il giocatore che può far fare la differenza qualsiasi squadra, l'ha fatta fare anche al Pescara, e quindi appena starà bene ce la farà fare di nuovo, perché è un ragazzo tanto meraviglioso, perché è una grande umiltà, molto disponibile, non gli sono interessati i soldi, perché poteva andare a Trapani, guadagnare tanti soldi, ma ci per ci ha scelto Pescara, e già questo deve essere un orgoglio da parte mia, della nostra società, ma soprattutto dei tifosi, sapere che un giocatore è voluto anzi rimanere a Pescara che andare dall'altra parte a guadagnare ma molti più soldi. Quindi ti puoi immaginare che valore aggiunto è Merola dal punto di vista tecnico, quando sai che anche dal suo punto di vista emotivo ti ha messo proprio a disposizione tutto, ha preso il cuore e te l'ha messo in mano. Sui nuovi, se sono già pronti per la partita di domani? No, io non ne ho neanche visti. La scusa, visto che le altre volte c'era assegnato la formazione, se... No, la formazione sembra che non te la do oggi, la potrei dare, perché io l'allenamento lo faccio stasera, la do a loro, e quindi non posso dare la formazione a loro prima di avere detto a loro. È una questione di rispetto. L'altra volta che ho fatto allenamento sono venuto e ve l'ho detto, ma non ho nessun problema io a darvi la formazione. Però non, in questo caso, siccome c'è allenamento stasera, non è corretto verso la squadra, insomma, che io vado a dire ai giornalisti prima di loro chi gioca e chi non gioca. Però, mister, qualche indicazione se è possibile? Ma la sapete già. Manca Pierossi, quindi insomma, probabilmente. Ma, qui non si inventa nulla, voglio dire. Sapete che io guardo il campo, le persone che si allenano hanno possibilità. Questi due ragazzi sono arrivati e non c'è nessuna possibilità, perché se arrivano oggi, fanno allenamento oggi. Ora, l'altra volta Leonardi ha fatto due allenamenti, avevamo bisogno, c'era stato Di Marco che aveva avuto la febbre, quindi se non avessi avuto niente sicuramente avrei scelto Di Marco, però venendo anche, aveva recuperato, stava bene, però nell'incertezza, questo ragazzo aveva fatto questi due allenamenti, aveva subito capito come stare in campo, come fare, infatti quando è entrato ti ha dato una mano, perché insomma lo ha dimostrato, ma da questi non ho ancora visti, quindi... Ma a proposito di Leonardi, si può dire che magari in ballottaggio con Squizzato per il ruolo davanti a... No, io non ti posso dire niente, perché, ripeto, prima devo dire a loro, ma io non... guardo il campo, quando il campo mi dice che uno è più bravo lo faccio giocare, poi non è detto che io sia il padre eterno e non sbaglia, anch'io posso fare dei miei errori, no? Però io guardo sempre il campo, se il campo mi dice una cosa, io questa la faccio. Però se uno non si allena, anche se fosse Cristiano Ronaldo, siccome io sogno e non me ne frega di avere Cristiano Ronaldo, non lo farei giocare, solo per quel motivo lì, no? Magari tutti, perché non gioco per avere un risultato, gioco per arrivare a un risultato, che per arrivare a un risultato bisogna provare delle emozioni, bisogna avere un percorso, bisogna avere anche la, che devo dire,
No, anche, bisogna avere le difficoltà. Quindi non mi piace a me le cose fatte così tecnicamente, non farei mai giocare. Che stadio ti aspetti domani, mister? Come? Che stadio ti aspetti, che ambiente? Come mi aspetto? Noi dobbiamo essere bravi a fare come abbiamo fatto a Terni e poi pian piano la gente si avvicina da solo, perché la gente vede quello che tu dai e quindi può essere orgogliosa di quello che tu stai facendo, però se non fai le prestazioni la gente la allontani, la intristisci, quindi non vedono in te un motivo di orgoglio, no? Mister, buongiorno. Ciao, buongiorno. Intanto scusami se sono arrivato con 5 minuti di ritardo. A proposito di emozioni, tutti noi, credo, così come i tifosi, siamo rimasti impressionati dall'atteggiamento, dalla voglia, dalla fame di questa squadra contro la Ternana. Pressing alto sulle seconde palle, la Ternana ha avuto grosse difficoltà, ma di fronte domani avremo una delle squadre migliori del campionato. A proposito di emozioni, come ci si arriva al risultato? Come ci si arriva a fare emozionare? Sapendo che bisogna far meglio di loro. Bisogna far meglio di loro. Bisogna correre di più, bisogna recuperare palloni di più. Quando abbiamo la palla non bisogna giocarla in maniera sguaiata, cioè uno gioca per giocare. Devi giocarla sempre in maniera efficace, giocare al giocatore più vicino, quello più vicino cercare se chi ha la possibilità di dare la palla nello spazio per avvicinarsi alla porta, per andare a far gol. Cioè la partita deve essere una continua ricerca del gol e quando non abbiamo la palla deve essere una continua ricerca di recuperare la palla senza cercare di subire gol. Anche perché di fronte avremo giocatori esperti, maestri. È giusto misurarsi con quelli bravi, no? Poi se sono bravi gli diremo bravi, sappiamo che dovremo lavorare molto di più e noi ci metteremo lì e lavoreremo, però non dobbiamo aver paura di affrontare la partita perché loro sono bravi, non dobbiamo andare con l'angoscia di dire ma lo sapevo che questa era una squadra tosta, che la Torres è brava, che la Torres è arrivata a seconda, che la Torres è una squadra organizzata, che la Torres è una squadra che punta anche lei a vincere il campionato. Sono tutte cose che le sappiamo, ma a noi ci deve interessare noi di andare senza paura, di andare solo con il coraggio e avere questa resilienza nel cercare sempre il gioco, sempre anche attraverso la sofferenza, però non arrenderci mai, perché dobbiamo sognare di riempire lo stadio. Se vogliamo riempire lo stadio dobbiamo cercare di fare delle prestazioni che ci permettono di far innamorare la gente, non solamente il risultato. Mister, io invece una domanda gliela voglio fare, non un suo pensiero tecnico, tattico sul calciatore, perché lo dovrà vedere, conoscere, anche se si sa, però su Balzania, più che altro le chiedo su Balzania se può essere lui il leader un po' carismatico di questa squadra. Pescara negli ultimi 4 anni non ha mai avuto calciatori che nei momenti di difficoltà si assumessero la responsabilità di prendersi la squadra sulle spalle e portarla. Può essere Balzania quel tipo di calciatore? Io non conosco personalmente Balzania. Io spero che sia, come tutti hanno detto, un bravissimo ragazzo e un bravissimo giocatore. Poi che Balzania, a me mi interessa che lui faccia il meglio di se stesso, che non prenda sulle spalle nessuno, che non si assuma responsabilità per nessuno, perché lui deve fare il calciatore e lo deve fare al massimo. E gli altri discorsi, a me, quando sento dire quel giocatore si è preso responsabilità, non mi piace, cioè ci sono io mi prendo responsabilità, soprattutto quando la squadra perde, soprattutto quando la squadra non è capace di esprimersi, quindi io non ho bisogno che qualcuno mi prenda la squadra, ho bisogno che qualcuno quando vada in campo abbia la personalità di far tirare fuori i suoi compagni il meglio di loro, non di prendersi in collo. Che cosa si prende in collo? Cioè a me i leader sono quelli che dimostrano con il gioco, con i fatti, che sanno correre di più, che sanno lottare di più, che sanno dire sempre una parola giusta al compagno che è in campo, che è in difficoltà, o se il compagno non ha fatto una corsa, farla lui, ma non discorsi di se mi sono preso in collo. Io, guarda, ho allenato il Palermo, avevo dei giocatori fortissimi, che siamo andati in Serie B, ma ti posso garantire, ma di grande personalità, che a volte anche in allenamento, se c'era qualche ragazzo magari che non giocava, che era un po' svogliato, rischiavano
addirittura anche fisicamente delle entrate, ma non che si assumevano e si prendevano in collo loro, dovevano portarsi in collo la squadra, loro dovevano fare il meglio di quelli che erano loro, perché se, e poi a me il giocatore non mi dà le cose che servono alla squadra, io non guardo il nome e cognome, faccio giocare chiunque, cioè con me non esiste che lui gioca perché è il mio capitano, lui gioca perché è il mio, non esiste, cioè per me esiste quello che, come ti ripeto, che dimostra il suo valore e aiuta gli altri. Allora io ne vorrei non uno ma 20. No, devo dire, non c'è uno che ha il carisma, non c'è uno, sono tutte cose che io non ci credo.